Buongiorno ragazzi e benvenuti a questa prima video lezione da parte della professoressa Torchia. L'argomento del giorno è la scuola digitale, ovvero come colmare il digital divide italiano, le competenze digitali e il progetto Classi 2.0. Cercheremo di capire che cos'è il Digital Divide, chi sono i Digital Natives e a che cosa servono le classi 2.0 e ne approfitteremo per imparare qualche nuovo termine inglese. Vediamo adesso chi sono i Digital Natives. È la generazione dei nativi digitali, cioè i ragazzi nati tra gli ultimi anni 90 e il 2000. La generazione nata e cresciuta con le nuove tecnologie e che sta sperimentando nuovi linguaggi e nuovi modi di organizzare il pensiero. E tu, da 1 a 10, quanto ti consideri un nativo digitale? Passiamo ora a spiegare il Digital Divide. Il Digital Divide è il divario che esiste tra chi ha accesso alle tecnologie PC e Internet e chi ne è invece escluso per motivi economici, istruzione, differenze di età o anche provenienza geografica. Osserva la mappa e individua i paesi più informatizzati fermandoti a riflettere sul perché lo siano. Passiamo ora a parlare delle classi 2.0. In realtà si tratta di un progetto ministeriale che si propone di modificare gli ambienti di apprendimento attraverso un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie a supporto della didattica quotidiana. Alunni e docenti possono disporre di dispositivi tecnologici multimediali e le aule vengono progressivamente dotate di apparati per la connessione a Internet. Un'aula scolastica che possa divenire un ambiente formativo anche digitale è un'aula attrezzata con banchi mobili e ricombinabili, dotata di videoproiettore sospeso al soffitto o di una LIM, di un computer per il docente e di un certo numero di netbook per gli studenti. Nei momenti in cui l'insegnante ai ragazzi o bambini lo riterranno opportuno, l'aula potrà essere riconfigurata, i banchi mobili verranno riaggregati a 4x4 o a 2x2 e su ogni isola di lavoro, attorno alla quale possono prendere posto da 3 a 5 discenti, verranno posizionati i netbook connessi alla rete internet, allo scanner, alla stampante o al videoproiettore. Anche il ruolo dell'insegnante cambia, in effetti sarà una sorta di coach o tutor che vi aiuterà a compiere i vostri lavori, una volta realizzati i quali potrete presentarli sul server di classe o nella classe virtuale attraverso la LIM. Sapresti ora dire se la tua è una classe 2.0 e in che misura lo è? Ora, dopo aver fatto delle ricerche su internet sulle classi digitali dei paesi più informatizzati, prova a disegnare la tua classe ideale. I tuoi compagni di seconda stanno facendo una bellissima esperienza dal nome Porto un nonno su internet per colmare il divario nell'uso delle tecnologie, questa volta dovuto all'età. Trovi il racconto dell'esperienza a questo indirizzo. Se ti va di partecipare, il prossimo anno potrai essere dei nostri. Potrai diventare così un volontario della conoscenza. Ti aspettiamo! Created using Powtoon.